Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Horror Camomile, 25esima puntata. Auguri, auguri, auguri a tutte le donne, auguri a tutte le donne. 365 giorni all'anno però bisogna fare gli auguri alle donne, non solamente oggi, ma questa è una cosa più scontata del fatto che oggi sia l'8 marzo, però insomma è sempre bene ricordare che bisogna fare gli auguri alle donne sempre, tutti i giorni, trattarle bene, ok? Questa è una cosa molto importante sempre da ricordare. Facciamo entrare i nostri padroni di casa. Auguri, auguri, auguri. A tutte le donne, a te Tania e a tutte le donne. Grazie, grazie. Allora, ecco a te Alice, Alice, auguri. Sì. Ragazzi, come state? Bene, abbastanza bene, dai, fa freddo. Allora, aspettiamo Ilaria, che ancora non vedo e dovrebbe arrivare tra poco. Innanzitutto salutiamo Francesco, che vedo che è appena entrato. Francesco. Saluto tutti, saluto tutti, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Allora, ecco qui, vedo anche Ilaria, che è appena entrata. Allora, facciamola entrare. Così siamo tutti. Eccola! Auguri! Ma scusate, ma io ho scoperto di avere un problema. Sono sempre in differita di 2 minuti. Cioè, anche quando finiamo la diretta, la mia diretta sta continuando ad andare, anche se in realtà vi sto già messaggiando e sono in pigiama. Cioè, è vero, perché sono l'ultima 2 volte che sei entrata tardi. No, io no, perché non vedo che c'è. Poi dopo 2 minuti arrivo, però vabbè, e anche quando finisce, che io vi sto già salutando, dicendo buonanotte, vi voglio bene, tanti saluti, in realtà siamo già, sul mio telefono siamo ancora in diretta, cioè non lo so perché. Esatto. Allora, il mio è in diretta 24 ore su 24, io la vedo in diretta, è inarrestabile. Ma, Tania, sono 3 mesi che sei in diretta H24, sì, 3 mesi, donna. Cioè, 3 mesi, nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Allora, fai rivedere, visto che non c'era Ilaria, Andrea, fai vedere. Auguri. Isa, grazie, che amore, grazie. Allora, vero, auguri, auguri anche a noi, tutte le donne, auguri, auguri. Io sto sempre aspettando che arriva la tisana dalla regia, e adesso la tisana, ecco, la regia, la regia porta la tisana. Allora ragazzi, oggi festa della donna, ho aperto dicendo che bisogna fare gli auguri alle donne 365 giorni all'anno, esatto. Però ho detto che questo ormai è diventato anche questo dire così, che è vero, è diventato più scontato dell'8 marzo stesso, no? Perché prima si festeggiava solo l'8 marzo, poi giustamente uno dice sì, ma la donna va rispettata tutto l'anno. Ed è giusto che sia così. Adesso però è diventato così banale anche dire quello che non sappiamo più che cosa dire. Cosa dire? Esatto. Sono i fatti che contano poi alla fine. Bravo, no? Va, finalmente è vero. Allora, ragazzi, ci siamo lasciati la scorsa puntata di Horror Camomile, che abbiamo parlato sempre comunque di donne, no? Del femminile. Oggi parliamo di registe dell'horror. Sì. Le registe dell'horror. Ci sono e molte hanno fatto dei veri e propri, e anche bravi, ecco, se non dei veri e propri capolavori, poco ci manca, è vero, tipo Cimitero Vivente, ma tra poco ne parleremo meglio, va bene? Allora parleremo adesso una alla volta, andremo ad affrontare tutti i film e partiamo proprio, voi già sapete tutta la lista, quindi andremo insomma di pari passo. American Psycho di Mary Harron. Con un giovane Christian Bale. Esatto. Partiamo subito con il botto, con un film spettacolare sotto il profilo del sangue. Insomma, quindi partiamo da te, Andrea. Anzi, sì. No, partiamo dalle donne. Aspetta, dalle donne. Esattamente. Giusto, giusto. Anzi, inizia una donna, poi arrivi te e poi conclude una donna. Guarda che grande. Vai, Ilaria, a te. Allora, American Psycho, filmone, partiamo subito, uno dei miei preferiti, che io lo consiglio sempre a tutti, ciao, perché credo che sia il libro che il film di ottima fattura, nel senso non propriamente uguale, diciamo che il film è stato un po' edulcorato, perché sennò altrimenti credo che non sarebbe mai stato trasmesso in nessun paese del mondo, però credo che
in questo caso, visto che si parla di donne, la regia femminile secondo me è servita, perché tutto il film ruota intorno a un maschio, poi il maschio dello yuppismo dei tempi d'oro, quindi i maschi innamorati sui metro, quindi il maschio dello yuppismo dei tempi d'oro, che era anche un po' antipatico, lasciamocelo dire, che era tutto pullover di cashmere, camicia, orologio sul postino, e un attimo vi fastidio, e tanto fastidio, parlavano tutti così e dicevano solo fatturare, 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 quindi erano un attimino fastidiosi secondo me. Quindi secondo me è più che un horror, perché diventa proprio una critica al periodo, quindi l'edulcorazione ci sta. Christian Bale era già in tutto il suo futuro potenziale, perché lui grande trasformista, fantastico, memorabile, ve la ricordate la scena nudo con le scarpe da tennis che era in segno, armato di motosega cosparso di sangue, fantastica, eccezionale, quindi proprio una fotografia pazzesca. Quindi io credo, questo secondo me è forse uno dei tanti capolavori. La regia femminile secondo me ha fatto quell'introspezione in più per la critica sociale che ci stava, senza cadere nella eccessiva violenza, poteva essere quell'hard boiled eccessivo che non è stato, cioè che insomma, non è stato, insomma è stato, però non... Quindi ottimi voti secondo me. Andrea? Sì, ha detto benissimo Ilaria, un bellissimo film, assolutamente, film violento ma anche elegante da un certo punto di vista, quindi c'è una violenza anche, in certi momenti anche di una certa eleganza, registica, diciamo. Christian Bale è bravissimo, c'è anche Jared Leto che fa una brutta fine, ma insomma... ma ci fai caso che Jared Leto era ovunque, ma ai tempi ancora non c'è, cioè in realtà è ovunque, era ancora... Jared Leto è il prezzemolino, né Ali... C'è sempre, ma non ce lo cagavamo mai. Cioè, lo sapevamo. Poi fa una brutta fine in una bellissima scena, tra l'altro, esatto. Insomma, una scena cult di questo splendido film, che è una critica appunto alla società, una società dello yuppismo, degli yuppi, la società dell'arrivismo, del quattrino. E questo è un protagonista che poi alla fine è un narcisista, usa le donne... tratta le donne come fossero usa e getta, ecco. Alla fine uccide solo perché magari un suo collega ha un biglietto da visita più bello del suo, cose proprio assurde. E poi alla fine non sappiamo se effettivamente li ha fatti questi omicidi, li ha commessi, se non li ha commessi, se comunque è uno psicopatico... Questo poco importa alla fine, è la critica che viene mossa alla società, società anche consumistica dell'epoca. Un bellissimo film. Cosa ne pensi di American Psycho? Beh, allora, come avevo già detto anche quando ne abbiamo parlato per A Tutto Bogo, è un film che non è invecchiato male, secondo me, tanto è vero che ancora oggi se ne parla e se ne parla molto bene. E, oltre al fatto che è un film che fa una critica, come ha già detto Ilaria e anche Andrea, alla società di quegli anni, consumistica, ricca, no, degli americani, mette in luce anche cosa? Il fatto che c'è questa lotta, no, di classe, dove chi è povero è più facilmente riconducibile, no, essere un assassino, invece chi è ricco è impossibile pensare che si possa essere un assassino. Christian Bale, protagonista indiscusso di questa pellicola, nel suo ruolo, ma non forse il migliore, ma uno sicuramente dei migliori, proprio rappresenta perfettamente, no, una persona schizzata, proprio lo fa in modo è vero. Tanto, scusa Alice, mando un bacione forte a Stefano Cucinotta, che ho visto che è entrato e che avremo uno di questi sabori in diretta. Ciao, per Stefano. Presentarci il tuo ultimo libro, sto leggendo il tuo libro, Stefano, fabuloso. Ti do in anticipo il mio giudizio già, ma sono di parte, Stefano. Nicri, leggete. Ciao ragazzi, buona serata a tutti e ancora buona festa della donna. No? Ciao. Grazie. Allora, vai Alice, concludi. E poi io non sapevo questa cosa, e la regista
è stata in grado di realizzare il film senza avere gravi problemi con la censura, perché il libro, io non l'ho letto, però era ancora più forte, no, come contenuti. Quindi lei è riuscita a fare una trasposizione cinematografica senza incappare poi nei problemi che potevano essere quelli della censura. Quindi se l'è cavata molto bene anche da quel punto di vista. Tra l'altro, film femminilissimo, perché anche la sceneggiatura è stata scritta dalla Turner, da Guinevere Turner, che è anche questa donna, e quindi fantastico, è un film femminile. Sì, è molto, cioè, nonostante sia un film macista, cioè in realtà è un film fatto dalle donne, che secondo me però è quel tocco in più, perché forse cioè, ci vuole quella certa sensibilità in più, perché come dicevamo prima, il libro è veramente un po' too much, cioè metterlo sullo schermo non sarebbe, avrebbe fatto la fine di Cannibal Holocaust, vietato ai minori per sempre. Invece così passiamo al secondo film, ragazzi, e qui si va in Oriente, perché la regia è di Jackie Kong, un film del 1987, piccolo cult, diventava un piccolo gioiellino questo film, di una specie di B-movie, ma sono quei B-movie che poi nel corso del tempo diventano dei veri e propri ristorante all'angolo. Blood Dinner, eccolo qua. Ci sono locandine, tra l'altro, bellissime di questo film. Questa è una delle tante, che ma belle le locandine belle. Di quel periodo sono sempre fighe, sono fantastiche. Allora, questa volta partiamo da Alice. Alice, il ristorante, ci sei stata al ristorante all'angolo? Io non c'ho. Si mangia benissimo la carne. Non ti direi. La carne si mangia bene, però. La carne è buonissima, veramente. Mi consiglio, tagliata, è buona. Tagliata bene. È la bontà proprio, mamma mia, veramente. Meraviglioso, guarda, la carne è buonissima. Allora, Alice. Allora, è un film che quegli anni è un attimino caduto nel dimenticatoio. Io mi ricordo quando ero un pochino più piccola, lo davano spesso in quei canali tipo Odeon TV, Sette Gole, tanto in serata, in tarda serata lo beccavo, ed è considerato il primo B-movie a tema horror splatter diretto da una regista donna. Bravissima, quindi sì. Vanta di questa cosa. Bravo. Ed è ispirato seguito spirituale di Bloodfest, per l'appunto, Esatto, è ispirato, no, questo film. Io non l'ho visto, quello degli anni 60, quindi non saprei paragonare. È stato girato a bassissimo budget e tutto il cast era composto da attori completamente non professionali, erano quasi tutti presi dalla strada, e tra l'altro nessuno di loro poi ha più recitato. Che dire, è considerato un piccolo gioiello nel panorama del B-movie. C'è questa trama, no? Ci sono questi nipoti a cui muore uno zio, vero, che poi lui gli rimane vivo solo il cervello, e gli dice che per riportarsi in vita devono costruire la trama del film, perché è trezzo, è bellissima la trama, però con gli anni ha acquistato quel sapore, no, autentico di trash, che dice ok, non lo prendo sul serio e lo guardo. Poi è divertente perché devono ricostruire, no, il cadavere dello zio assemblando, cioè, pezzi di prostitute e di vergine. Una vergine, una vergine, e una vergine. Proprio una cosa eccezionale. Il ristorante all'angolo per tutti gli utenti, Blood Dinner. Si chiederà cosa c'entra il ristorante, perché a una certa, no, loro danno una festa per adescare delle polvere mai capitate nel loro ristorante, giusto, bisogna di ricordare, poi ci sarà, tutta la vicenda che... Sì, un film molto particolare, con un tocco rosa, con un tocco... Sì, un tocco... c'è anche la dea che lo zio venera, quindi cioè insomma, c'è la allora, dea. Andrea, Blood Dinner. Sì, io l'ho visto una volta, ma è molto divertente,
anch'io in qualche canale, forse addirittura quando si chiamava ancora RTV 38, Odeon RTV 38. Questo è nuovo. Era quello prima di Odeon. Mamma, no, non, RTV 38. non me lo ricordo. Film, sì, molto molto delizioso da questo punto di vista, anche un B-movie splatter, uno dei primi di una regista, diciamo, che è americana, poi alla fine di origine cinese, ma è comunque una regista americana. E molto carino, da riscoprire sicuramente, non è un capolavoro, chiaramente siamo sempre su quei binari del B-movie, quindi... C'è molto splatter, molto sangue, sì, devono rifare praticamente, hanno il cervello di questo zio che è collegato a una dea, mi sembra una dea che vogliono far riesumare, far rivivere questa dea, certo. E praticamente usano il cervello, è in un liquido che lo tiene vivo e è il cervello che dice cosa come fare. Come in Futurama le teste, insomma. Cioè esatto. E con questo, e loro cercano di riassemblare il corpo facendo questa festa in questo ristorante. Ci sono dei poliziotti che capiscono qualcosa perché iniziano a morire le persone, quindi e cercano di scoprire. Senti, ma il film ti è piaciuto? A me sì, diciamo che allora, rivedendolo oggi forse è un po' passatello a livello, un po' datato, sì. Però è molto, è una comicità horror, quindi certo. È una commedia horror che è vedibile, i insomma, molto carina. I demenziali degli anni Ottanta. Demenziali degli anni Ottanta, sì. Una marea. Sì. Tipo a quel filone lì, sì. Bene, comunque, da vedere. Velocissima. Io concordo con loro perché secondo me questo film è divertente, nel senso, vabbè, ormai è invecchiato, ha cioè i suoi anni, però come ha detto Alice è stato girato con due soldi, quindi veramente, cioè, sai quando lo giri con il costo di una banana, di una mela e di mezzetto di prosciutto cotto, quindi cioè, è carino, fa ridere, perché comunque adesso ci fa anche sorridere con la storia dello zio nella testa che ti parla, il ristorante che serve la carne, è splatter. Cioè, siccome siamo tutti, in fondo, il nostro guilty pleasure è sempre il B-movie, anche tendente un po' al C-movie in questo caso, siamo ormai, in fondo, il guilty pleasure di tutti, ci piace vederlo, a me piace, perché comunque è divertente, con sta dea, assembliamo corpi, la versione trash di Frankenstein, quindi ci sta. Ci sta. Bello, mi piace. Sequel non ufficiale, sì, l'abbiamo detto, Francesco, di Bloodfest, sequel spirituale, no? Vengono chiamati quelli dove non c'è l'ufficialità, ma in qualche modo ricordano molto film antecedenti. Era molto trash e datato già all'epoca, ma diverte per quello, assolutamente sì. Ciao Mirko! Ciao Mirko, un altro nostro caro collega che va sempre in live, sempre grande, con insomma tantissimi ospiti seguiti alla sua pagina. E allora, ragazzi, Buffy l'ammazza vampiri. Ricordo che stiamo parlando di registe dell'horror comedy in qualche modo, regia di Fran Rubel-Kuzui, 1992, Buffy, questa volta ripartiamo invece da un maschione, l'unico maschione che c'è in questa live. Vai, oggi è un po' il nostro spogliarellista della festa della donna, comunque Andrea, meno la maglietta, dopo te la togli, c'è cioè qualcosa cioè, così un attimo, cioè giusto per fare un festeggiamento così. Un attimo, come finale ci lanci la maglietta. Esatto. Insomma, ok. Vai, Andrea. È un film che, allora, molti parlano di Buffy, la mazza vampiri, si ricordano chiaramente la serie TV. Invece è venuto prima questo film, che comunque c'è un giovanissimo Luke Perry, che poi farà per il 10. E molto giovanile. È molto carino come film, non ha avuto molto successo, anzi ha avuto molto più successo la serie TV, che ha ripreso alcune cose da, praticamente parla di una teenager che è una studentessa che ha poi a che fare con un uomo misterioso che gli rivela che lei è la prescelta
è colei che dovrà insieme ad altri combattere i vampiri e ucciderli. Lei non lo sapeva di essere. Per ogni generazione. Okay. Orribile che Francesco. Per ogni generazione nasce una ragazza e si erge. Carino, però forse la serie TV ha dato qualcosa, è stata più, secondo me, più bella rispetto al film. Anche se il film comunque... peccato che è un po' dimenticato, ecco, è stato un po' dimenticato. Di Serie A, o sbaglio, se non ricordo. C'era anche Rutger Hauer, che fa parte del vampiro. C'era anche Rutger Hauer. C'è anche Shatterland. Che fa l'osservatore. Cioè, Donald Sutherland che fa l'osservatore. La cosa bella è che la Swanson comunque è un'atleta e rispetto alla Gellar ha usato molto meno la controfigura, perché lei comunque è un'atleta. Il problema di sto film, mi dispiace dirlo, ma è proprio il trucco, cioè veramente no. Sì, no? C'era anche John Cusack, se non erro, perché se non cioè, forse sì. No, il problema è proprio il trucco, cioè il trucco anche no, cioè veramente no. E quindi fa un po' questo effetto carnevale, perché comunque poi la regista Fran Kutsui insieme al fratello, che è il famoso Katz Kutsui, che tutti ricordiamo, Fran Rubel Kutsui e Katz Kutsui. Questo è un lapsus, ve lo giuro, faccio giuri giurella, sono Fran Rubel Kutsui. Ci sarà già la storia con l'estratto della parola. No, vabbè, comunque noi salutiamo Katz. Salutiamo tanto. E c'era un giovanissimo Josh Whedon che aveva creato questa fantastica sceneggiatura con la prescelta, la giovane cacciatrice, Donald Sutherland, che era bravo, ma veramente quando ti arriva Rutger Hauer in quelle versioni truccato da vampistrello tragico, certo, che volava, me lo ricordo ancora, e volava con i fili attaccati che si vedevano, anche no. Certo. Però... comunque un saluto a Katz, che salutiamo Katz, segue, però così salutiamo Katz Kutsui, no, che ci ciao, segue, che esatto, ci sta seguendo, ciao Katz, che te frega. Allora Alice. Allora, io sono onesta, io sapevo che c'era questo film, però pensavo che fosse uscito dopo il clamoroso successo della serie TV. Quando ho scoperto che è venuto prima il film, poi hanno fatto la serie TV, mi è preso un colpo, cioè proprio sono rimasta. Il film io non l'ho visto, però ha un cast veramente... Ma guardalo, ti prego, secondo me ti piace, perché anche se è bruttino, secondo me ti piace, perché è carino, cioè, è carino. No, sì, solo comunque che a suo tempo ha fatto un flop pazzesco, infatti io mi sorprendo che, dico, hanno fatto prima il film, poi hanno fatto una serie TV che ha fatto un boom, veramente, strepitoso, c'è ancora gente che ne parla oggi. Io avrei trovato forse più sensato aver fatto la serie TV e poi fare il film, come hanno fatto per tante serie TV, ma anche con i cartoni animati. Cioè, basti pensare a Scooby-Doo, facevano i cartoni, no, gli episodi, poi hanno fatto i film. Io avrei visto più logico fare così, però ha portato successo il film, forse anche involontariamente, alla serie TV, perché ormai noi ci ricordiamo di più quello. Io infatti so che la prima stagione di Buffy, cioè, ha la stessa regista, cioè nel senso non è cambiato niente, infatti gli hanno solo dato due, cioè stessa regista, stessa scenografia, l'unica cosa che è cambiata è la Gellar, che si vede che è piaciuta più della Swanson, e cioè perché anche il trucco, se stiamo a vedere, cioè la prima stagione di Buffy non è che ha questo trucco pazzesco che nel film, cioè non è che si vede proprio che la prima stagione infatti ha solo 11 episodi, girata ancora a basso costo, ma lì proprio si vede che sia la regia che lo sceneggiatore, cioè ci credevano proprio nel progetto, e nonostante tutti gli abbiano dato contro, il film ha floppato, sono andati avanti e avevano ragione, perché poi hanno dimostrato, perché le stagioni di Buffy sono state un sacco e se ne parla anche adesso dopo 25 anni. Esatto. Ragazzi, parliamo di Nightmare 6, la fine. Io adesso sto leggendo delle cose che sinceramente mi hanno un po' sorpreso, tra l'altro. La regia di Rachel Talalay, che tra l'altro poi non ha avuto, purtroppo, ahimè, tutta questa grande carriera, questa grande... C'è l'unica, perché chiunque abbia... Che ha prodotto anche...
ha prodotto i precedenti, il 4 e 5. Ecco, la cosa che ha svolto, perché uno non lo penserebbe, perché poi, insomma, non è stato un film molto esaltante, almeno per quanto mi riguarda, ma sarà che era scritto alla fine, sarà che era dato come ultimo capitolo, a fronte di un budget di poco più superiore agli 8 milioni di dollari, ne guadagnò più o meno 35, rendendolo uno dei capitoli della saga di maggior successo, ragazzi. Forse perché pensavano che fosse la fine di Freddy, molti sono andati a vedere per quello, poi dopo invece... C'è da dire che lei conosceva molto bene perché era stata la produttrice dei due film precedenti, quindi Nightmare 4 e Nightmare 5, quindi insomma sapeva, conosceva bene Freddy Krueger, però appunto non ha avuto poi rimasta a bocca asciutta, lei non è andata più altro, ha diretto Die Hard 2... ma ai tempi, Tania, so che la Talalay comunque andò tanto contro la produzione in questo sesto, perché lei comunque non voleva raccontare le origini dell'uomo dietro la maschera, cioè non voleva. Cioè la casa di produzione ai tempi di Nightmare 6, cioè sarà proprio fissata che devi mostrare Robert Englund prima, cioè, e quindi affossando il progetto in una maniera tragica, perché cioè, già il quinto non è andato, che non è che era andato proprio questo splendore. A livello commerciale è stato quasi non dico un flop. Francesco ci dice che ha contribuito anche il 3D perché si pagava di più, io me lo ricordo perché andava al cinema. Poi il 3D soltanto nel finale, ancora non voglio dire il finale, ma c'è il finale che è stato comunque un successo che si è portato, insomma, se l'è portata a casa. Pensate, una donna che, come dice Ilaria, non era quello il suo progetto, ha fatto questo film forse anche controvoglia. Controvoglia, perché è proprio discusso, mi ricordo. Eppure quella l'ha portato in cassa a casa, quindi è riuscito a fare un film. Mi sembra sia la prima volta che Freddy esce dal sogno, comunque una delle poche volte che esce dal sogno e combatte fuori con la protagonista. Alcune idee anche interessanti. Tra l'altro, come è piaciuto il finale, molto sbrigativo, quando lo soprattutto molto sbrigativo, cioè hanno fatto una palla così per... una sceneggiatura tirata, allungata e poi con un finale sbrigativo, sinceramente. È un peccato, però così è. Allora, Ilaria, diciamo qualcosa su questa finale rivista. Deve essere un finale esplosivo. Sì. Bello questo, mi piace. È stato un finale esplosivo, secondo me. Esatto. No, sulla tesi posso dire, ma come stavamo giustamente dicendo adesso, io sono contenta perché comunque lei si è portata a casa, film è successo, secondo me non ha avuto il successo meritato, ma apprezzo perché comunque è riuscita ad imporsi con la produzione, perché non voleva certe cose, nonostante tutto, cioè ci sono stati tanti problemi sulla realizzazione di questo film. Ai tempi il 3D, cioè io non c'ero al cinema, voi Tania tu ricordi, cioè tutti a correre perché dobbiamo andare a vedere Nightmare perché c'è il 3D, aveva funzionato così ai tempi, cioè era funzionato tanto questa cosa, come andava il 3D? Guarda, il 3D erano questi occhialetti che non andavano, lo sai Francesco? Cioè, quelli no, tipo del dottor Giacobbi, non erano quelli lì? Qui invece ricordo che ho pagato di più, perché chiese a mia madre più soldi, lo ricordo perfettamente, di poco, ma perché tu ovviamente poi ti davano solamente questi occhialetti. Poi è solo per il finale. Sullo schermo. Il 3D è solo nel finale il 3D, poi. Cioè, nel senso, si vede la cosa era più bella. Era uno, non dico dei primi esperimenti, ma era proprio uno, insomma, resto, come dico, 3D, 3D lo schermo, sì. Tutto, insomma, un po'. Il 3D era un po' raffazzonato, ecco. 50, negli anni 40 con i primi film 3D, anche allora. Questo era un 3D un po'... diciamo un film che un po' a tutti, no? Andrea Alice non ha molto convinto, no? No, neanche me. Assolutamente no. Cioè, l'unica cosa che sappiamo, ma perché mi ricordo, Tania, che avevo trovato questa notizia quando avevamo fatto io e te, anche quando eravamo ancora in quarantena, che sembra che stiamo parlando di 50 anni fa, vedete, su Night, la Talalay ai tempi era in fissa di brutto con Twin Peaks, ma proprio in fissa. Quindi, nonostante ne hanno messo paletti per la qualunque, cioè in questo film non poteva scegliere neanche il toast che doveva mangiare Robert Englund durante la pausa, lei ha voluto che gli abitanti della cittadina un po' richiamassero gli abitanti di Twin Peaks e ha inserito tutte le sequenze uniriche uguali a quelle linciane, perché era in Peaks, è una di noi, alla fine è una di noi. E quindi sì, va premiata per questo. Premiata. Ma ci dice, quando esplode glielo vedevi dritto in faccia. Ma qui cioè l'unica cosa è quella, cioè non è che hai sì, la parte che finale. Come dice Francesco, la parte finale. E Alice, un'ultima parola su Nightmare 6? Ma sì, per me è un capitolo facilmente dimenticabile.
È vero, si è puntato tutto sul discorso del 3D. Magari le idee buone c'erano anche, però non so se qualcosa è andato storto. Non so se sia stato proprio un discorso magari di sviluppo, di come si svolge la vicenda, però io veramente non credo di non averlo nemmeno finito. La cosa però che ci fa, come dire, ricordare, no, questa importanza del panorama femminile tra i registi è che comunque questa regista è stata l'unica ad aver diretto un capitolo della saga più celebre, forse più iconica della storia dell'horror. Quindi il suo successo comunque. Il Supermer non è riuscito insieme al 2, poi metto il 5, ci dice Francesco, Giancarlo, ma vogliamo parlare della scena dove Freddy Krueger ammazza quel tizio usando il videogioco? Era troppo cartonesco, esatto. Diciamo che Freddy a un certo punto è andato un po' in cacciara, insomma. Allora, ragazzi, Monster, esseri ignoti dei profondi abissi di Barbara Peters, del 1980, eccolo qua. Chi ha visto anche questo è Splatter, anche questo è un film un po' Andrea, ma aiutami a ricordare, questo è quello dei salmoni mutanti che te stupano, sì, fantastici, cioè, questo è un filmone esagerato, questo è proprio... siamo Capra, oltre. Allora Ilaria, dimmi tutto, vai, ecco. La trama di Barbara Peters. Facciamo questo momento Piero Angela da Super Quark, la solita azienda farmaceutica che utilizza degli esperimenti bizzarri su dei salmoni incredibili, crea dei giganteschi pesci mutanti. Capi ne escono da azienda farmaceutica, si trasformano, escono e te stuprano. Cioè questa versione... Non esce cazzo. Non esce, qui cazzo non a certo c'è. Punto in questa cazzo non c'è, ma la cosa interessante alla faccia di un cazzo è un crossover, qui anche qui c'è la Peters disse, ma io alla faccia di un cazzo le scene di stupro non le voglio girare e chiamo qualcun altro, sì. Cioè proprio il produttore credo sia Colmar, no? Il produttore. Sì. Diciamo che è stato veramente un po' too much. Peters, leggo, elogiandola, sottolineando. Sì, e poi ha cambiato tutto. Diciamo che è leggermente too much questo film, cioè il salmone gigante che cerca di abusare della mia virtù è un po' abbastanza inquietante. Io adesso non ricordo bene il film, quanto erano grandi i salmoni. Erano un misto fra un salmone e un uomo, cioè salmoni umani, tra umano e... È una sorta di isola del dottor Moreau Trash, cioè questa cosa. Cioè... Andrea, tu li hai incassi. Sì, no, l'unica cosa bisogna dire che lei Andrea, ha girato il film. Andrea, hai salmoni in casa? Sì. Aspetta un po', no, forse surgelati, ma anche surgelati. Attento, Andre, che di notte non mai c'è il salmone mutante qua, non si permettete, mai. Ce l'ho oggi la festa della donna, ma fateci ridere un po'. No, attenzione che Fra ha detto, no, ma Fra, sei serio? Esiste un sequel di questo film? No, cioè ti prego, no, o ammazza. Credo uno o anche due ne hanno fatti, un paio di, però mai visti, mai visti. Ma ne basta uno, perché fare i sequel? Perché? Cioè, perché? Perché il salmone va avanti, poi bisogna vedere, ci sono varie ricette. Contro la corrente, esatto. Ragazzi, tu l'hai vista, Alice, questo film, ti è piaciuto? Allora, una cosa, cioè, una trashata pazzesca, siamo a livelli qua secondo me quasi della troma di cui parleremo domani della troma, non perdete l'appuntamento della troma, spoiler. Ma, la cosa, cioè, curiosa è ciò che ruota intorno a questo film, è stato prodotto da Roger Corman, I vivi e i morti, La tomba di Gaia, Pozzo e Pentro, e c'è stata una diatriba tra lui e la regista che quasi hanno schivato lo sputo in faccia, cioè una cosa veramente... Posso fare una brutta battuta? È finita a pesci fetenti, come si dice? È finita a pesci fetenti. Qua è stato James Sbardelli a finire il film. Sì, no, cioè, James Sbardellati
per girare sbarlettati. A lui è stato dato l'incarico di girare tutte le sequenze di stupro e violenza gratuita di cattivo gusto, sì, che voleva, e fu questo che fece incazzare tutti, cioè tanto da far chiedere alla pizza, ma io posso capire che sbardellati dalla pellicola, cosa che e invece no, non cioè il suo nome sì, voleva essere tolto dai nomi della pellicola, dai poi non... no, è proprio l'aneddoto che colpisce di più del film, secondo me, anche se il film a suo modo ha il suo perché. Ma non va preso sul serio. Diciamo, allora, se prima eravamo al C-Movie, adesso siamo allo Z-Movie. Lo mettiamo negli Z-Movie? Dai, Z-Movie. Cioè, però va bene, se ci volete farvi del male, guardate il Salmone Mutante. Chiudiamo anche con questo film. Francesco ci dice, mi sembra anche per ridere, un sequel o remake, certo, inedito, Waven Back, Finishing Painting. Ci dice pure che, Francesco, beh, gli effetti erano molto buoni, confermo. Che ne hanno fatto remake nel 96, ah, ecco, ce l'hai confermato. Allora, ragazzi, dobbiamo andare un po' veloce, perché poi volevo dedicare gli ultimi minuti anche ad altri film che non sono nella lista, velocissimamente. Quindi, adesso vi dico, allora, Jennifer's Body, ecco, okay, qua. E Megan Fox. La regia di Karin Kusama. Vincevo i soldi, allora, regia di Karin Kusama. Alice, velocissima, vai. Sì, allora, a suo tempo l'ho visto perché se ne parlava in modo veramente quasi asfissiante, devo dire la verità, a me non ha fatto impazzire come film, forse perché ho sempre trovato Megan Fox... Bravissima, è bravissima, veramente brava. Sarà bella, una bella ragazza, però come attrice non mi ha mai entusiasmato. E ricordo che Megan Fox, Alice, hai fatto bene perché venne candidata ai Razzi, i premi per i peggior film di quell'anno. C'è anche Amanda Seyfried, lei è più brava. Sì. Vero, ma lei fa l'amica sfigata. Ma l'amica sfigata, cioè la secchiona, l'amica. Insomma, e questo film, paradossalmente, è partito che doveva essere un cult, un flop, poi paradossalmente è diventato un successo, ma già a suo tempo, perché io mi ricordo che ho visto tutti, soprattutto i maschietti, chissà perché, impazzivano. Però va bene, e con il tempo è anche stato valutato. Io penso che forse come tematica, che c'è tutto il discorso anche dell'amicizia, per carità, del fatto che fine era, insomma, sacrifica, però gli voleva davvero bene. La tematica non sarebbe stata neanche male, però io lo trovo proprio il classico film da adolescenti, cioè proprio quel filmetto che vedi con i compagni di scuola per farti, no, un pomeriggio diverso. Insomma, non ti è piaciuto. No. E forse non tutti sanno che la sceneggiatura di questo film è firmata da Diablo Cody, che è detta così, e invece è un'autrice, blogger, nonché ex spogliarellista americana. Di Juno. Sì, esatto. Sceneggiatrice di Juno, ha vinto anche l'Oscar. Juno, sì, assolutamente. Andrea. Poi ha fatto questo, vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo. Andrea, no, il film non è diciamo che è stato rivalutato negli anni, però secondo me ha molte pecche. Sì, come diceva giustamente Alice, è un film un po' per adolescenti, cioè un po' per chi si approccia all'horror inizialmente può essere carino, però per chi ha visto già tante cose horror, insomma, non è un granché, ecco, francamente. Non mi ha convinto. Io aggiungo l'ultima cattiveria: io credo che il film sia stato girato puntando solo ed esclusivamente sulla fisicità di Megan Fox, l'unico motivo per cui è andata a vedere, che veniva da Transformers, no, era allora, veniva da quei film, Il classico meccanico in shorts e canotta, perché tutti ci è credibilissima in questo ruolo, punta sulla fisicità di Megan Fox. Parliamo di Catherine Bigelow per il film Cina del 1987, dobbiamo purtroppo andare veloce anche qua. Di due parole su Catherine Bigelow. Allora, la nostra grande Catherine, che in questo film ha usato praticamente tutti gli avanzi dello scarto di Alien direttamente dai film del marito per girare il film, però ci sta, perché comunque noi l'abbiamo tradotto, credo, Il buio si avvicina, Near the Dark, qualcosa del genere, così. È un film, secondo me, molto molto bello, e tra i Vampire Road, come era stato Vampire, che più o meno sono contemporanei dei tempi,
secondo me è ben riuscito. Non mi aspettavo una Bigelow diversa, che secondo me è diventata più brava nel tempo quando ha girato Point Break e altri film, però secondo me è un buon film con una buona regia. Adesso ok, è invecchiato, è vecchio, quindi non è, cioè lo vedi che gli manca quella spinta, adesso siamo abituati a film più rapidi e sicuramente con un altro tipo di fotografia, però secondo me io lo consiglio, poco conosciuto, perché non è più famoso il contemporaneo vampire dei tempi, secondo me. Ok, Andrea. Sì, Catherine Bigelow, poi dobbiamo dire questo, che un po' è l'unica attrice, l'unica regista a aver vinto l'Oscar per un altro film, The Hurt Locker, che è un film di guerra, ma quindi l'unica, quindi è veramente molto brava come regista. Ha vinto anche, cioè ha battuto l'ex marito che si era presentato con Avatar, e quindi è riuscita a vincere l'Oscar lei. Questo film è discreto, secondo me. Già si vede le capacità di Catherine, ancora un po' all'inizio, ma però già è una regista che comunque gira anche scene violente, non è che si si risparmia, cioè l'abbiamo vista mai, lei è molto diretta, scene violente, però poi anche un modo tutto suo di fare la regia rispetto a Cameron, anche se qui poi questo film è stato anche prodotto da Cameron, però diciamo che è un buon film, un po' invecchiato, quindi magari direi che un po' il tempo è passato per questo film. Ma c'è bellissimo, però ci sono i film odierni che sono palle. Adesso stanno uscendo delle monnezze che fanno paura. Di cosa state parlando, Derek? Stiamo parlando di registe donne. Donne. Donne, ovviamente registe, per forza donne. Registe dell'horror, mi sbaglio sempre. Allora, Alice? Allora, io penso che con questo film la Bigelow aveva un pochino rotto il ghiaccio. E l'ha rotto, insomma, decisamente bene. Ha un cast composto da quasi tutti gli attori che avevano lavorato con Cameron. E poi avremo prova, secondo me, proprio della sua delle sue capacità di fare film. La prova migliore, secondo me, l'ha avuta con Strange Days, che secondo me lì ha fatto proprio il botto. È un film che adoro. Quindi, secondo me, abbiamo questo film che gli è servito, no, per far vedere, vi faccio vedere cosa so fare, poi con Strange Days ha fatto proprio, gli è stata la prova del 9 che lei sa dirigere, che è stata premiata. Allora, vinto anche l'Oscar. The Slumber Party Massacre, la regia di Amy Holden Jones, è un film del 1982. Io non so chi è che l'ha visto. Allora, questo una volta mi sa una pigiama party. Pigiama party, sì. No, vi dico qualcosa io su questo film. Il massacro di pigiama party, oltre ad essere un horror slasher, è un film alquanto particolare, diretto appunto da Amy Holden Jones. La sceneggiatura venne scritta dall'autrice attivista femminista Rita Mae Brown, che insieme alla regista voleva mettere in piedi una parodia del genere slasher. Nato come prodotto indipendente, è costato più o meno un paio di aperitivi presi in qualche posto sciccoso, secondo questo articolo che voi ben conoscete perché vi ho mandato il link. Si interessò al solito Roger Corman, che decise di cacciare altra moneta per il film. Al di là della sceneggiatura palesemente umoristica, venne girato e montato come un film di genere vero e proprio. Risultato, un horror abbastanza allucinante, a metà tra il comico e l'involontariamente comico, che fa assai strano. E questo è un ibrido, fu un discreto successo comunque al botteghino, tanto che vennero addirittura prodotte e girati due seguiti, e insomma un film che io chiamo trucido, un film un po' trucido. Velocissimamente, Andrea. Sì, me lo ricordo poco, francamente, mi sembra di averlo visto. Sì, in quei film che hanno si basano molto sulla comicità. Come diceva giustamente l'articolo, qua c'è anche molta comicità involontaria, purtroppo, oltre che la comicità voluta dal... Quindi, insomma, non me lo ricordo tanto, ma non mi sembra che sia un gran film. Però, insomma, diciamo che se come commedia horror ci può anche stare. Magari potrebbe essere un modo per rivederlo, ecco, perché non me lo ricordo tanto, devo essere sincero.
Secondo me ci sta tutto, perché le parodie del genere slasher, secondo me, ai tempi funzionavano tanto, perché siamo nel periodo d'oro dello slasher, quindi comunque inserirlo nel solito contesto del pigiama party, secondo me è il tocco di genio. Però vabbè, ovviamente ragazzi, cioè, va visto con lo spirito del fatto che certo, va visto anche con lo questo spirito è particolare. basso costo, cioè non stiamo vedendo una Esatto. cosa, cioè i film a basso costo vanno visti così per come sono, cioè gli Esatto. effetti Puglio sono si avvicina per quelli. me rimanere il suo migliore, il travano è chiaramente simbolo fallico, ci dice Francesco, ad ogni puntata il Winged Dice di Vampira aumenta sempre di più, ci dice Sì, Stephen King, perché gli lamenta. occhi calmo, la stanchetta non mi tiro su. Esatto. Alice, hai visto questo film? Allora, io non l'ho visto, però l'ho scoperto quest'estate cercando tutt'altro, mi era rimasto impresso il titolo e ho detto questo lo devo andare a recuperare. Sì, so comunque che anche qua c'è stato lo zampino di Corman, che si era interessato Corman è ovunque, è ovunque. Hanno usato, ha aumentato il budget, ci ha messo dei soldi anche lui soldi per in più, produrre. Sì, vero, sì. Ravenous, l'insaziabile di Antonia Bird, era nel Grande, 1999, bello. stavamo entrando nel nuovo millennios. Allora, Ilaria. Bel film, io lo consiglio perché adoro sempre i film basati sulle storie vere e soprattutto perché per credo sia l'unico caso che ci sia un cannibal movies in cui non siamo nella giungla, quindi comunque ci sta. Beh, ovviamente spero un po' romanzata che non sia andata proprio così, perché sarà anche un po' abbastanza agghiacciante, però diciamo bella, bella l'ambientazione. Ho apprezzato la diversità, nel senso siamo in piena guerra messicano-americana, quindi ai tempi di Zorro, per farcela capire più facile, siamo ai tempi di Zorro, quindi mentre in una parte abbiamo Zorro che va in giro a fare zeta dappertutto, nelle altre parti c'è sto cannibale che va in giro a mangiarsi i soldati. Secondo me, su Revenues, che noi abbiamo tradotto con l'insaziabile, anche perché non c'è una parola in inglese che traduce Revenues, quindi non saprei neanche dirlo, non è neanche il cannibale, è qualcosa di molto più il divoratore. Quindi, secondo me, come mitologia tutto ci sta. Ovviamente anche questo non è un film ad altissimo, cioè, ricordiamo sempre, non è ad altissimo budget, devi un po' accontentare la fotografia di quella che è, di certi effetti un po' così, però premiamo almeno le sceneggiature un po' Eh nuove, certo, ecco, comunque con un bel qualcosa di film, diverso. comunque un bel Sì, a film. me piace. Alice? Allora, ragazzi, io questo film sinceramente non l'ho mai sentito. L'unica cosa che ho Mi capito piace. si basa, no, su una storia vera, che di mezzo ci Sì. sono dei Il nativi cannibale. americani cannibali, però io sinceramente prima di parlarne stasera non ne ho mai sentito parlare, Lo quindi vedrai, Alice, dopo questa presentazione. Andrea? no. Sì. A me è piaciuto molto di questo film Robert Carlyle, che adoro perché mi piace molto, è quello di Full Monty e soprattutto di 28 settimane dopo, che è Primo veramente Dio, you are super inquietante. time. Veramente inquietante. Poi anche il film mi è piaciuto, non è un capolavoro, ma è C'è molto anche molto David Arquette, buono. c'è anche David Arquette, o sbaglio? No, non mi ricordo, No, Tania. non mi Può sembra di no. darsi, potrebbe, David non me lo Arquette. No, ve lo ricordo. dico perché Può lo essere, leggo ma ora. qua, David Arquette, vedete? Eh sì, Allora, ah sì, allora sì. allora. Sì, non. Ah, non ricordo, è passato troppo tempo. Anch'io l'ho visto diverso tempo fa, però mi ricordo la grande interpretazione di Robert Carlyle e anche il fatto diciamo, che è basato su una storia vera, quindi mi ha colpito anche questo. Molto, molto interessante, devo dire. È da vedere, insomma. Passiamo a Mary Lambert, Cimitero Vivente, Ah, beh, 1989. verso Pensate mare. che lei era una tipa che veniva dal mondo dei videoclip dell'epoca d'oro di MTV. Si narra che un tempo MTV fosse un canale musicale, che aveva lavorato con gente come Madonna, Janet Jackson. Alla fine è riuscita a tirare fuori un prodotto non solo decente, ma anche ben fatto. E a guardarlo, dice l'articolo, Beth Semetri non fa rimpiangere il fatto che originariamente a dirigerlo sarebbe Il dovuto gatto di esserci pezzemetto. George Romero. Il Pensate, gatto. eh? Ma Allora, ne Mary abbiamo parlato Lambert, quando abbiamo parlato dei gatti, mi sembra, no? il Se mi ricordo famoso bene. gatto di Che Pat tra l'altro Semel. possiamo dire che veramente è una donna simbolo delle donne registe, in qualche modo, cioè, no? Delle donne, sì, delle registe dell'horror, no? Ila.
Io, Mary Lambert secondo me è stata molto fortunata, perché secondo me lei ha avuto la fortuna, come è successo adesso per la serie Mr. Mercedes, cioè che è stato scomodato direttamente Stephen King, è venuto, ti fa sceneggiatura, tada, e fai il film, che così di solito viene bene, perché quando di solito si prendono in mano i film e le cose tratte dai libri di Stephen King, non sempre viene fuori questo capolavoro che è. Invece quando si scomoda lui viene bene, cioè vediamo adesso serie blasonatissime tipo The Stand che hanno speso i miliardi con cast all star ed è venuta fuori una roba inguardabile. Invece se scomodi lui, esatto, se scomodi lui invece come in questo caso Cimitero Vivente, o vecchio, secondo me è un cult ancora adesso, ma perché tutti abbiamo il bambino, ci ricordiamo ancora la scena del bambino. Ci ricordiamo ancora sto benedetto gatto che ci ha rovinato l'infanzia a tutti quanti, cioè veramente lo ricorderemo per tutta la vita con questa inquadratura. Gatto zombie. Ricordate? Cioè l'idea geniale di fare le inquadrature ad altezza di bambino, che ai tempi ancora non erano state fatte, quindi tutte quando lui viene a giocare con me, con la mamma. La famosa scena finale, che non vi spoilero perché se c'è qualche persona... Ricorda un po' Shining, vieni a giocare con noi. Sì, sì, a me piace questa cosa, vieni a giocare con me. Sì. Quindi secondo me premiata, brava lei, però bisogna dire che dietro a una buona regia c'è anche un fior di sceneggiatore, perché si è scomodato direttamente il re, quindi è venuta bene. Andrea? Sì, effettivamente è comunque un ottimo prodotto, sicuramente sono gatto, sono d'accordo. il gatto poi il gatto. Fatto della a me la zia Zelda che mi ha veramente inquietato, sempre, perché ma è quella un che uomo, mi fa più paura da un uomo. E lei è quella che più mi ha veramente inquietato di tutto il film, sembra strano, però veramente, e spesso è quella che viene poi inquadrata nell'immagine e fa veramente paura, che sarebbe poi una zia della moglie, no? del protagonista. A me sì, è un film molto interessante e veramente da vedere, assolutamente. Poi il gatto ormai è entrato nell'immaginario. Il film dove i protagonisti stanno molto simpatici a Tania, i due genitori. Oh, immagina, la famiglia così di fare proprio un padre e una madre proprio da abolire, non empatici, antipatici fin dall'inizio proprio, io non l'ho mai sopportato. Ma poi dai Tania, ma ti ricordi la scena? Dai, andiamo bambino a giocare. Che viene. Lungo nel nostro prato dove c'è questa cavolo di strada dove i camion vanno a 500 all'ora. I genitori loro sembravano disadattati, non so ragazze, sembravano due disadattati, senza, non erano empatici, nemmeno secondo me. No, loro bambino. Due come coppia non funzionano, loro due, cioè quindi lei non c'è erotica, non so. Lei è sempre stato così, ma anche nel romanzo è così, perché loro hanno questo rapporto, quindi, però Pazzemetri è iconico. Vabbè, quel bambino lì è sempre stato inquietante, perché tutti i film che ha fatto al tempo mi ha sempre inquietato quel bambino lì. Dimmi Alice. Sì, era lo stesso attore che ha fatto anche il Nightmare, il nuovo incubo, mi sembra di ricordare. Il figlio di lei. Nancy. Il film, che dire, Mary Lambert ci aveva già regalato quel capolavoro del videoclip di Madonna, Like a Prayer, uno dei video secondo me che più iconici. Che ricordo mi hai sbloccato, Ale, mamma mia. Davvero. Uno dei pochi casi dove ho anche preferito il film al libro, devo essere sincera. Ci sono un sacco di personaggi qua che ti restano in mente, la sorella Zelda malata di meningite, Church, il gatto che quando ritorna, cioè io penso al Cimitero Vivente, penso al gatto con questi due occhi tutti gialli. Il bambino che quindi prova a superare Alice per questa regista. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora ragazzi, ci sono anche dei film che ovviamente ci sarebbero troppi film da elencare, perché non sono veramente poche le registe dell'horror, però Ilaria, partiamo da te.
c'è anche un film in comune che a noi ci è piaciuto tanto, che a noi piace tanto, e che se... esatto, stavamo pensando la stessa cosa tutte e due. Quanto Babadook. Ti amo. Vai, Ilaria. Io credo che Babadook, girato da una donna, abbia fatto la differenza, perché è un film che parla in questo modo di depressione, di postpartum, di dolore femminile. Ci vuole un tocco particolare, quindi è un film fatto da donne, ma non perché Andre, voi non sareste in grado di, cioè sono sicura che un animo artistico sarebbe stra in grado di rendere questa cosa. Ma Babadook è veramente un film che è unico nel suo genere, non saprei neanche dargli una definizione, perché è più di un horror, cioè è qualcosa che insegna, è qualcosa di talmente doloroso, mi viene la pelle d'oca ogni volta che lo dico, perché in Italia ne parliamo spessissimo del Babadook, specialmente di quella cosa che ti dice comunque lui sarà sempre lì, sarà sempre dentro di te e si nutrirà sempre dei tuoi pensieri più brutti. Cioè, secondo me questa cosa solo una donna riesce a renderla in quel modo, perché è quel tipo di sofferenza che fortunatamente, cioè, un ragazzo non ce la fa. Cioè, noi tutti i giorni... Leggevo un articolo proprio stamattina, ragazze, guarda, lo dico perché siamo qua tutte e tre insieme. Le cose che subiamo, ma le volte che veniamo discriminate, quelle volte che ti urlano per strada, oh, la buona! Cioè, le volte che ti... ricevi un commento fuori luogo, una palpata, piuttosto che... Cioè, sono tutte quelle cose, Andre, ma veramente, ma non perché non le puoi capire, cioè, non ti capiterà mai che sei sul tram, arriva una, ti va una pacca sul culo, ti dici, ma magari! Cioè, noi abbiamo tutte queste cose che rendono il nostro mondo così difficile a volte, l'essere fraintese... perché magari hai fatto un sorriso in più, sei fraintesa, ti dicono delle cose tremende, cioè siamo qua in tre, tutte e tre lo possiamo dire, quindi sicuramente tu sei un grande ragazzo, lo sai che ti voglio bene, sei super sensibile, però non lo hai provato. Magari ci fossero tutti tanti uomini come Andrea, insomma. Mazza, veramente, sì. Ce ne fossero di più, esatto. Tutti i nostri ragazzi. Saluti ragazzi di Bloodbuster Milano. Promesso che presto verrò a trovarvi a Milano. Yeah. Vengo a farvi visite quando non c'ho una diretta, poi riuscirò ad andare. Sto sempre a lavorare. Allora, Stephen King, tra l'altro, in Babadook si cita il vestito di Gage in Pet Sematary. Sì, vero, vero, vero. È vero. Verissimo, verissimo. Poi altri film, Ilaria, velocissima. Beh, poi io, c'è Jennifer Lynch che aveva diretto il nostro fantastico Boxing Elena, che nessuno cita mai, però secondo me comunque ha un suo perché, anche se ai tempi proppò tantissimo, tutti lo rifiutano, fanno finta di non averlo girato, Julian Sand mente e dice quel giorno non c'ero riuscito. Però secondo me è comunque un buon film che va comunque ricordato. Particolare e strano, però anche quello è un film unico nel suo genere. Cioè, rivalutato negli anni, anche se ha fatto. Intanto Francesco ci dice, vero, anch'io vengo spesso discriminato quando per strada mi gridano a bono. Bono! No. È vero, allora. Altri film, Lila? Aiutatemi, un altro Andrea, film da che ci è piaciuto. Tipo, vabbè, una ultimissima, diciamo, che ho visto è Titan di Julia. È vero, Titan. Lei è molto, molto brava. Era il suo secondo lungometraggio, tra l'altro, ne ha fatti tantissimi. Ha fatto tre film, un cortometraggio e due lungometraggi. Però qua, veramente molto brava. E un film molto violento, volutamente violento, e sicuramente da vedere un horror, un body horror come dicono, insomma, comunque un horror del corpo. La protagonista è appunto fa questo viaggio praticamente da quando è bambina, che ha un incidente stradale in cui gli inseriscono nella testa una placca di titanio, appunto Titan, e fino a quando è grande, in cui quasi odia gli altri esseri umani, finché non incontrerà comunque un uomo con cui avrà un certo rapporto, quasi certo, tra padre e figlia. Ma il film, insomma, recuperatelo in qualche modo, cercatelo. Sì, molto, sì, perché ora sul streaming legale si vede. Guarda, Francesco, ci siamo pensati, Luna Gualano, che abbiamo avuto qui in diretta. È vero. Un'amica.
Milena Cocozza, altra mia grandissima amica, che ha fatto un bel thriller horror, tutto ambientato in uno... Anche Paola... il film Silent House, Silent House di Laura Lau, non è male. Quel, esatto. E un'altra, Emanuela Rossi, che ha fatto, credo, ricordo male, Buio, un film da vedere, guardatelo, che è stata anche lei in diretta con noi, Emanuela Rossi, bravissima. Un film che mi ha colpito tanto, sempre fatto sotto Covid, questo. Alice? Io vado un attimo controcorrente, non è una regista, però ha sceneggiato il mio film horror preferito, che è Suspiria, che l'ha sceneggiato Daria Nicolodi. Brava! Brava! Ha fatto più della regia, perché senza Daria Nicolodi dubito che film come Suspiria sarebbero esistiti per quello che sono. Purtroppo non si danno i meriti a Daria, che secondo me ha. Daria Nicolodi, che ci manca. È vero, lei è stata musa ispiratrice. Dopo Profondo Rosso è stata quella che ha più agito sulla sceneggiatura e In Suspiria e Inferno lei raccontò, tra l'altro, che se non fosse stato per lei, per il suo ad Inferno, non sarebbe arrivato Mario Bava ad aiutare a fare due o tre cosette per Dario Argento. Fu proprio Daria che ha lavorato con lui nell'ultimo film a dire: guarda Mario, vieni, perché Daria ha bisogno di una e Dario Argento non l'ha mai smentita questa cosa, quindi e poi, Daria non era una che mentiva, è una molto toscana, molto insomma molto, quindi yeah. Tra l'altro Daria Nicolodi considerata anche una scream queen, tra l'altro. Vero, assolutamente vero. Visto che abbiamo fatto la diretta sulle scream queen la scorsa settimana, alla grande. E poi Tania, ecco che cosa avevamo detto io e te, c'è anche il Candyman nuovo diretto da Nia da Costa, perché bravissima, ma non dimentichiamo che il nuovo Candyman è diretto da una donna, Nia da Costa, una grandissima regista, forse molto più brava, perché sicuramente avrà avuto le sue idee, ma anche ad assimilare quelle il bagaglio del passato, esatto, più i film femminili, bravo. E si vede l'arte anche, esatto. Omicidi, quelle sul vetro, secondo me è molto femminile, molto pittorico come omicidio, quindi adoro tantissimo. Allora ragazzi, però prima di intanto salutiamo Letizia, ciao, che è una delle giurate del Vespertile Awards insieme a Milena Cocozza. Ci sono tante donne per il Vespertile Awards che giudicheranno, Letizia Rocolino, c'è la regista Milena Cocozza, poi ci sono tanti altri, c'è per la musica un'altra grande, insomma. Ciao, abbiamo diviso le quote, maschietti e femminucci ci stanno. Quindi... a 50 e 50. Quindi. 50 e 50. Vorrei ricordare un film, velocemente, American Mary, delle gemelle Sosca, non so se l'avete mai... No, mi manca, Andre, cos'è? Dimmi! È un personaggio che è una studentessa di medicina che si ritrova un po' nella chirurgia underground e quindi è molto interessante anche questo. American Mary, okay. Sì, American Mary, aspetta, come ho segno che sono dimentico. Buonanotte, auguri da Letizia. Voglio ragazzi, allora domani ci sarà tutto una diretta per a tutto poco sui film della Troma. Quindi preparatevi. Chiarice ha già fatto lo spoiler, trova. Eccezionalmente, giovedì alle 21.30 arriverà Dario Ballantini, l'attore grandissimo, comico, grandissimo. Che conoscete tutti per le sue mille facce, sì, mille volte di striscia. Straordinario, trasformista. Ecco, alle 21.30 mi ha mandato una lista di film alta così e io ho detto almeno abbiamo un'oretta di tempo, non so se faremo poi tra l'altro mezz'ora perché lui ovviamente ha degli impegni, però insomma cercheremo. Quindi di... farete tre mesi di diretta in cui parlerete dei film, anche lì che sta tre mesi di diretta. Okay. E poi mi chiederò di salutarmi o come Valentino o con Vasco Rossi, che mi deve salutare tipo la voce di Vasco Rossi. Che bravo, come Valentino, anche Giannina. Okay, Valentino, ciao! Esatto, quindi Dario Ballantini, ospite, giovedì alle 21.30, eccezionalmente di giovedì. Poi vi ricordo tutti gli ospiti speciali, perché molti mi scrivono in direct, ma quando c'è, oddio, non è che c'è, oddio... c'è già stata la diretta, calma, fermatevi che adesso io ho il calendario a distanza, sono cieca, quindi per me, allora, la prossima settimana arrivano i figli di Carlo Rambaldi. Bello. Uno. I figli di Carlo due. Rambaldi racconteranno vita e opere del papà, soprattutto vita, perché poi i figli sono quelli che stanno più vicini, quelli che insomma sentono. Poi tornerà per assegni notturniani Davide Pulici per l'appuntamento mensile e poi tenetevi pronti perché arriverà l'attrice, ex modella,
Clizia Fornasier. E anche lei ci parla, lei ci chiama ci segue anche lei e quindi ci racconterà. Gitania, ci prendiamo un caffè e prendiamoci questo caffè in diretta. Ci sta un bel caffè, ci sta una coffee caffè. Talk insieme, ci sta, esatto. Quindi coffee horror, coffee horror, esatto. E poi insomma, preparati perché il 5 aprile faremo un grande annuncio che noi sappiamo, no? A Lamberto Bava, che tornerà in diretta con Davide Pulici, perché parleremo dell'autobiografia segreto di Lamberto Bava. Non vedo l'ora di avere il libro, tra l'altro, che devo ancora comprare, per poter insomma chiaramente parlare il 5 aprile con Lamberto Bava della sua autobiografia e fargli l'annuncio che gli deve essere fatto. Allora, bimbi miei, siamo arrivati alla conclusione. Una parola su questa festa che dovrebbe essere tutti i giorni, anzi no, 366 giorni all'anno. Anche quando è bisestile. Questa festa è sempre, sempre, 366 giorni all'anno. Allora, Andrea, partiamo da te. Sì, è una festa che serve a ricordare anche secondo le stragi che sono state fatte per quanto riguarda le donne, anche nel che dove sono morte molte donne in passato come operai, e anche alla discriminazione che le donne tutt'oggi subiscono. Basta vedere anche a Hollywood, sta accadendo, no? Oggi alle donne ucraine, alle donne ucraine e ai civili, alle donne in particolare ucraine in questo momento della guerra, vittime insieme ai bambini sono quelle che poi maggiormente sono le vittime delle guerre, poi alla fine tutti, ma in maggior parte sono donne e bambini che sono le maggiori vittime delle guerre, che comunque non andrebbero mai fatte, che comunque portano solo morte e basta. E per quanto riguarda anche Hollywood, che ha, parlando di cinema, ha discriminato spesso le donne sia come attrici e sia come registe, e quindi speriamo che si vada verso un mondo anche cinematografico diverso, dove appunto anche la donna possa esprimersi a 360 gradi, perché ci sono tantissime donne molto brave. Grazie, registe, Andre, che belle cose che stai dicendo. Però non hanno la possibilità di esprimersi, e quindi non si vedono e non possono fare il loro lavoro, e sono molto molto brave. Grazie, Daria. Andre, hai detto delle belle cose. Io auguro più uomini come Andre, perché è vero. Auguro più uomini come Andre, cioè più uomini sensibili, più uomini che siano capaci di capire le donne, perché solo così. Ciao Albi, solo ciao, così. Ciao, spaghetti dritti. Io penso che se tutti i ragazzi fossero come i ragazzi del nostro gruppo, sarebbe sicuramente un mondo più bello, perché la cultura del patriarcato si comincia a sradicare quando sono i ragazzi a capire che non c'è nessun motivo di discriminare nessuno, perché siamo tutti uguali e si va d'accordo e c'è la possibilità di aprirsi a un dialogo vero. Se tutti i ragazzi fossero come i nostri ragazzi, no, posso dire i nostri ragazzi, dai, che è così, come i nostri ragazzi, sono sicura che sarebbe bello, e vorrei che tanti imparassero più da loro. Cioè, io ti indico in alto, Andre, ma magari non sei in alto. Speranza in tutti noi, perché giustamente vorrei che davvero la cultura del patriarcato terminasse, perché siamo nel 2022 e fa un po' ridere. Ci sono anche degli utenti come True Blue che ci dice che sono femminista radicale. Sinceramente, grazie. vedo del buio nei legami futuri tra le teorie, le pratiche femministe e il cinema. Quindi poi c'è Frank che dice vive le donne sempre, è questo. Alice, beh, ma è un po' il discorso base, Tania, che si fa sempre nel cinema, poi è sempre così, no? Per noi donne arrivate cinema, cioè per noi donne arrivate, che ne so, a 40, 45 anni non ci sono più parti belle, cioè o interpreti la madre di qualcuno o se no devi diventare un di plastica. Invece per voi ragazzi avete parti fighe finché avete 60 anni, cioè questo è un po' svilente nei nostri confronti, ecco, tutto qui. Però ce lo meritiamo anche un po', Ilaria, perché noi dico noi, io no, ma noi donne... Le donne ci hanno marciato, voglia. E ci siamo dentro con tutte, insomma, ecco, con tutte le gambe, purtroppo. Quando un uomo dice non mi piace così,
si manda a fanculo. Esatto. Non si va a rifare le labbra, sì, o si va dallo psicologo. Questa è una domanda che le donne dovrebbero iniziare a capire, così quando sul femminicidio io vado un po' controcorrente e dico sì, è colpa dell'uomo, ma molto spesso è colpa anche delle madri, di questi ragazzi che crescono, li crescono come burberi, e li crescono come se fuori c'è la giungla e possono fare qualsiasi cosa nei confronti di altri. Molto spesso siamo noi donne nemiche di noi donne, e questo va sempre detto. Ah, noi a volte non facciamo gruppo, lo sai. Tutto l'arco, sociale che abbiamo intorno, ahimè, purtroppo. È vero, Tania, verissimo. Perché ricordo quando io sono stata discriminata parecchie volte, anche in questi ultimi anni, c'era sempre qualche madre di mezzo che era peggio del proprio figlio. Alice? Io restare un attimo nell'ambiente cinematografico per una cosa che ho letto, che leggo ancora, quando è scomparsa Daria Nicolodi, commenti del tipo: ha fatto film solo perché ha sposato Dario Argento. Io voglio aspettare una lancia in favore di queste donne, no, che sposano registi, attori, che io non ho mai capito perché una donna debba essere criticata perché sposa un regista, un attore, una persona comunque affermata, perché io penso sinceramente che Daria Nicolodi non avesse bisogno di Dario Argento, perché chi ha visto Shock diretto da Mario Bava può capire che lei era già una grandissima attrice, poi ha fatto anche varietà, ha fatto tantissime cose. Ovviamente, dico, Dario Argento ha diretto dei film stupendi, si sa, io sono argentiana fino al midollo, però quando leggo queste cose, ma è perché ha sposato questo, ma perché l'ha data quello, io ragazzi, cioè io non ce la faccio proprio, anche perché ci sono attrici che sono proprio finite nel dimenticatoio, perché sono state, no, accostate al marito, regista, e dalla vergogna si sono dovute ritirare, un po' come ha fatto anche Gloria Guida quando ha sposato Johnny Dorelli. Schifo, che vergogna, lui era più grande di lei, ma che caspita, da parlare tanto, fare puntate, ma si va poi troppo oltre. Leggiamo solamente qualche commento. True Blue dice: perché dobbiamo liberarci dalla figura della donna come un uco, la donna ha un sesso, la donna può. Frankie Ramone: anche perché a 50 anni come fare alle liceali come Alvaro Vitali? Diventi fortunato ad essere cresciuti in un ambiente prettamente femminista. Adoro. Le madri sono loro stesse influenzate dal pensiero maschile, il tutto sta nel rifiutarlo, insegnare agli uomini la differenza. Daria non si tocca. La donna e l'uomo sono le due metà di un'unica anima, deve essere sempre l'8 marzo, ogni giorno, ci dice Nigri. Che bello. Ecco, io vorrei chiudere proprio con questa frase di Nigri. Allora, saluto alla mia sorella Luna, Daria. Anche una donna che ha sorella da sempre. Esatto, saluto sorella mia, ti voglio bene sempre. Piccola figlia Alice, amore. E poi il nostro ragazzo, il mio alter ego. Ragazzi, alla prossima settimana. Auguri di nuovo. Grazie a te, Tania. Ciao. Grazie, un bacio. Grazie a tutti. Buonanotte. Grazie. Buonanotte.